1.600 imprese agricole che hanno ricevuto questi soldi grazie al lavoro di Roberto Cota, che saluto perché è arrivato. Ciao Presidente! L'agricoltura è un esempio, abbiamo risolto anche un problema annoso per la provincia di Alessandria, il problema del trascinamento del PSR. C'erano centinaia di aziende agricole che aspettavano i soldi da oltre 6 anni. L'assessore Taricco, Mercedes Bresso, per 5 anni hanno detto che non c'era niente da fare. Bene, è bastato parlare con Roberto Cotta, è bastato parlare con l'assessore Sacchetto, è bastato portare una delegazione di agricoltori in Regione Piemonte. Nel giro di 6 mesi sono stati messi a bilancio 560.000 euro ad hoc per la provincia di Alessandria per andare incontro a quel problema che gli agricoltori della provincia avevano da 5 anni. Questa è un'altra misura concreta che abbiamo messo in campo. Ma si potrebbe parlare anche della sanità. Voi leggete le polemiche, parlano di una giunta regionale non attenta al territorio, parlano di una Lega che vuole chiudere i piccoli ospedali, ma chi ne parla? Ne parla quella stessa sinistra che, se andate a vedere la cartina geografica del paese, in Puglia sta chiudendo gli ospedali, ne hanno chiusi 15, in Liguria, non molto distante da qui, sta chiudendo gli ospedali, lo stesso hanno fatto in Toscana, lo stesso hanno fatto in Emilia. Che cosa succede invece grazie alla riforma che sta portando avanti con determinazione il governatore Roberto Cota? Che nel Piemonte i piccoli ospedali resteranno aperti, e quindi bene fa il Presidente quando parla con i presunti contestatori a dire che chi vuole i piccoli ospedali sul territorio è a favore della riforma che vuole la Lega, perché non c'è altro sistema per tenerli aperti se non razionalizzare le spese, fare quello che per 5 anni mai si è fatto e che noi stiamo iniziando a fare. Si è fatto molto anche sui costi della politica, c'è molto malcontento, leggiamo tutti i giorni che qualcuno cerca di far credere che la Lega è come tutti gli altri. Ebbene, anche qui dove la Lega governa, in Regione Piemonte, c'è la dimostrazione che così non è, che dove c'è la Lega, dove ci sono gli amministratori della Lega, dove la Lega ha il peso di incidere per cambiare le cose si fanno. La Regione Piemonte ha tagliato il 50% TFR dei consiglieri regionali, è stata la prima regione ad approvare una legge che ha ridotto gli stipendi e ha abolito i privilegi come i gettoni, i viaggi, le autocertificazioni per i consiglieri regionali. Questo l'ha fatto il Piemonte di Roberto Cota, l'ha fatto il Piemonte della Lega Nord. Ebbene, allora vedete che facendo una panoramica su tutte queste situazioni, la lotta che sostengono che la Lega sta portando avanti, ci accusano, dicono che noi siamo contro i piccoli comuni, che noi siamo contro gli enti locali. Bene, ma questi signori perché non tengono in conto che la Regione Piemonte quest'anno ha erogato 4 volte i soldi che erano stati erogati l'anno scorso per il patto di stabilità ai piccoli comuni, permettendo di spendere ai comuni virtuosi della provincia di Alessandria? 30 milioni di euro sono arrivati sul nostro territorio, 30 milioni che sono andati agli enti locali. Sono andati proprio a quei piccoli comuni che noi abbiamo cercato di aiutare. Pensiamo alle comunità montane, anche lì. Dicono che la Lega è contro gli enti locali. Bene, la Regione Piemonte l'anno scorso ha finanziato per 20 milioni di euro le comunità montane, garantendone la permanenza. Senza che questo significhi che non bisogna metterci mano o pensare a una riforma, ma ne abbiamo garantito la permanenza. E i compagni invece che dicevano che dovevamo chiuserle? In Liguria governa la sinistra, governa Burlando, e in Liguria le comunità montane non ci sono più. E allora vedete, io vi ho fatto un elenco di cose, una carrellata, ci sarebbe da parlare ancora per ore, ma meglio lo farà il nostro segretario nazionale Roberto Cota. Ma allora dove sta il problema? Perché continuano a dire tutte queste balle? Perché continuano a volerci ad assimilare agli altri? Perché continuano a parlare di una Lega divisa? E ripeto, Capriata oggi ha dato la dimostrazione che da noi le divisioni non esistono. Perché continuano a dire che c'è una debolezza, una Lega che ha abbandonato i suoi ideali? Molto semplice, signori, perché gli anni passano, ma i nemici sono sempre gli stessi. Cambiano faccia, cambiano nome, cambiano sigle, noi abbiamo sempre lo stesso simbolo, lo stesso leader e gli stessi ideali. Gli altri cambiano faccia, ma il nemico della Lega è sempre lo stesso, si chiama Roma e si chiama centralismo romano, è l'unico movimento che sta dimostrando dove può e dove ha la forza di farlo, di poter rompere quel sistema della Lega, e lo sanno bene. E quindi questa sera Capriata d'Orba, la provincia di Alessandria, il Piemonte, che sanno che quella battaglia per l'indipendenza della nostra terra si potrà vincere soltanto se alla guida abbiamo l'uomo che quel sogno ce l'ha regalato, Umberto Bossi. Questa sera Capriata d'Orba farà capire a Umberto Bossi che il Piemonte, in provincia di Alessandria, è a casa sua, che il nord è con lui e che il nord sogna sempre una Padania libera, indipendente e sovrana. Viva Bossi, viva la Lega, Padania libera! Ritraccio, 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 ritraccio.
adesso...